Vi racconterò oggi la vera storia di Romolo e Remolo. Erano figli di una principessa latina che si chiamava Livia e si innamorò di un cacciatore sabino. E come lo seppe il perfido zio Amulio, che era rimasta incinta e stava per partorire, lui subito andò a capire e li portò verso il bosco per uccidere. A un certo punto sfuga fuori dalla siepe una lupa con collo grosso, con gli occhi gonfi rossi. Ah, e se magna lo zio perfido Amulio. E poi dopo di che, mentre sta per mangiarsi i due ragazzini, a un certo punto chi sbuca fuori è il cacciatore Faustino e il Sabino, che salva la vita dei bambini, li porta la mamma, si sposarono, vissero tutti felici e contenti. Ma a un certo punto, è vero che non erano d'accordo quando erano bambini, ma quando crescevano si divisero il tutto. E per esempio, a uno era, gli piaceva la carne, l'altro il pesce, uno era socialista, l'altro era comunista, uno gli piaceva il saggio, l'altro il formaggio, no? E insomma alla fine e Remolo gli disse a Romolo: senti, qui ci vuole solo uno che comanda, allora andiamo sul paladino, no, famo che piscia per lontano, prima se beviamo sti due odi, uno per te e uno per me, 5 litri di vino bianco trascherano, dopo che famo sta scommessa che dice diventa re. Romolo accetta e comincia una piscia, inizia Romolo 1,5 metri lontano, arriva Remolo 2,5 metri più lontano. E Romolo si guarda intorno, guarda gli odri e capisce che uno degli odri, quello suo, era più piccolo. Tira fuori, sguaina la spada e gli dai un pezzo di uccello a Remolo, per questo poi si chiamerà solamente Remo senza lo. Perché? Perché si era accorto che l'odre suo era di un litro più. Meno, tutto con la piscia meno, no? E allora deve dimettere. E Remolo si fece frate e andò e diventò sacerdotesso. Ecco, questa è la vera storia di Romolo e Remolo.